Vediamo un pochettino, ti metti gli occhiali perché dobbiamo leggere. Te lo dico di nuovo. Dobbiamo leggere altri messaggini. Altri messaggini. Non ti fare vecchina, Mary. Allora, ciao Mario. Ciao. Sono Domenico da Madalone. Ciao Domenico. Bar Santa Croce. Con allora, la dedica volesse faticare. E tante persone vogliono lavorare. Domenico, a Derecca quando ne vogliono lavorare. Vogliamo a Nino d'Amore. Sì. Come dal bivio, un saluto dalle palazzine di Castelnuovo. Un abbraccio. Va benissimo. Allora? Allora, dopo sicuramente salirà Nino d'Amore. Adesso è arrivato il momento invece di due attori. Due ragazzi che ci siamo venuti a trovare già la volta scorsa. Sì, già sono venuti la volta scorsa, adesso hanno qualcosa da dire. Quindi presentiamo subito. Anthony Calozzi, Giusy Fortunato. Applausi! Questi due grandi personaggi questa sera. Vediamo un pochettino, il primo microfono è qua. Ciao ragazzi, prendete il microfono. Ciao, tutto bene? Benissimo. Ciao Giusy, tutto bene? Benissimo. Ciao Giusy. Allora Mary. Buonasera. 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 Come è andato il viaggio? Tutto bene? Benissimo. Non funziona. Con pioggia. Con pioggia? Sì, sì, abbiamo trovato pioggia per sente? Strada. Ah, pure qua. Okay. Pure qua ha piovuto. Allora, che ci fate questa sera? Che ci deliziate? Allora, volete dire le ultime cose che presto faremo? In settimana dovremmo girare. Mercoledì alle ore 10 sì? Si girerà Violenza sulle donne. Oh. Attori principali io e lei. Attori principali. Loro sono gli attori principali. Poi, tu sei il colonnello. Io farò parte di questo anche io questo. Mary, ma sarà un colonnello bravo? No, io farò le multe. Il colonnello, ma che ne so, giusto, se è bravo. Colonnello. Allora non si può dire tanto. Non si può se dire. Se Lianne è pronto vorrei far vedere anche la locandina con i nomi di tutti gli attori. Tutti gli attori, bravissimi. Eccolo qua. La violenza ti segue. La violenza ti segue. Bellissimo cortometraggio. Allora vai, leggi i nomi. Allora, interverranno Anthony Gallozzi, sì, sì. Giusy Fortunato, Mario Iacone, Ciro Simeoli, Raffaella Sforza. Vai. E se non alza non si legge. Mario Landi. Grazie. Allora, con la partecipazione straordinaria di Tina Piccolo e Luciano Somma. Sì. Poi ci sta ancora il grande Giacomo Casapuri. Sì. Salvatore Galiero, Edoardo Cennamo, Gianluca Fano e Jenny Pagano. Benissimo. Vabbè, i casting che li ho fatto I io perché casting di Mary Fabbrocino, regia attori, di Enzo Sorrentino. La regia è di Enzo Sorrentino e anche ideato e scritto da lui. Sì. Allora. E poi se c'è qualcun altro, aspetta. Vinci, non mi ricordo il nome, però è il nostro. Mi puoi scendere un pochettino per piacere? Allora, dove si c'era? Perché già l'altra volta non l'ho nominato e giustamente ha ragione. Bravo. Mister Vinci, che lui è il nostro giornalista. Bravissimo, lo salutiamo affettuosamente. Allora, dove si gireranno queste scene, Giusy? A Pomigliano d'Arco. A Napoli. Pomigliano. Venite qua di nuovo a Napoli. Sì. Siete innamorati di Napoli? Ormai siamo napoletani. Me vi io sinceramente siamo napoletana. Vi conviene di comprarvi una casa qui? Siamo bene dove stiamo. Comunque sì. A girare saremo ospiti a casa della grande Tina Piccolo. Mi associo e gli mando un bacione forte per Tina. Ciao Tina, anche da parte nostra. Un bacio forte Tina. Un bacione forte. Allora. Niente, stiamo in attesa di queste riprese. Di mercoledì. Mercoledì. Come vi sentite? Perché voi siete protagonisti. Sinceramente. Lui è il cattivo. Io sì, sono il cattivo. Fai il cattivo, fai. Sì, sì. Ai. Infatti mi sopparisce pure la barba. Allora, lui è il violentatore. Allora ti devo mandare in galera. Io sono quella là che subisce tutto. Subisce le violenze mie. Poverina, non si fanno queste cose. Comunque è un corto molto molto importante. Sì, a parte molto, molto, molto. È proprio per dare un messaggio a tutte le persone. A quelle povere donne. Quelle povere donne che comunque subiscono. Tutte queste violenze, tutte queste maltrattamenti. Che non ci dovrebbero essere. Io in questo momento, ragazzi, non vorrei essere un uomo. Lo so. Vi giuro non vorrei essere un uomo perché queste cose non bisogna farle.
Bisogna... Purtroppo oggi giorni è all'ordine del giorno. Bisogna... Allora, ecco, è una cosa bruttissima. Brava, allora ecco perché vogliamo lanciare questo messaggio. Sì, questo messaggio. Anche se noi Enzo ha un gruppo proprio sulla violenza delle donne da anni. Grande messaggio, brava. E quindi noi ogni giorno cerchiamo sempre di mandare un messaggio a questi uomini che non si dovrebbero comportare così. Non bisogna comportarsi. Le donne bisogna amarle, non picchiarle, ragazzi. Attenzione. Amarle e capirle. Amarle, capirle. Amarle, ma soprattutto amarle. Non picchiarle, perché le donne non si picchiano, ragazzi. Io adesso mi vergogno, bene, lo dico in diretta, mi vergogno di essere un uomo. Quando si dicono queste cose, le persone bisogna amarle, specialmente le donne, che sono qualcosa di stupendo. Comunque diciamo che in settimana esce anche l'articolo dell'altro film che sta facendo Enzo Sorrentino. Sì, benvenuti in Allegria, sì, che anche voi abbiamo in fatto sospeso. Il trailer tutti quanti. Bravissimi. Prossimamente lo dobbiamo girare. Bravissimi. E ragazzi, in settimana uscirà l'articolo sul giornale Roma. Bravissimi. E in questi giorni dovrà fare quello là sulla violenza delle donne come intervista. Bravissimi ragazzi. Bravissimi. Va bene? Bravissimi. Allora ragazzi, noi se volete ci vediamo la settimana prossima con tanti altri lavori che poi faremo vedere un po' di tutto quello noi che avete fatto. Noi vi aspettiamo a braccia aperte perché ve lo meritate. Certamente. Sì, avete colpito nel segno in questo cortometraggio, veramente. Certo. Bravi. Noi siamo onorati di questa cosa. Brava Giussi, brava Antonino. Facciamo un applauso a Enzo Sorrentino. Applausi per Enzo. Ciao Enzo, un bacione anche per te e per tutta la tua famiglia. Io volevo salutare due amiche di Napoli, Nunzia Orefice e Prudenza, che ci stanno ascoltando. E ci associamo. Un bacio. Un saluto. Un salutone da parte nostra e da parte vostra. Certamente. Allora noi vi aspettiamo la prossima volta. Va benissimo. Tante cose belle e vai alla grande. Vai. Ciao, un bacione. Ciao. Complimenti. La settimana prossima. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao, grazie.